Iachini la pensa in modo diametralmente opposto, d'altronde fa l'allenatore. Per tutti gli altri che di mestiere gli allenatori non fanno, la considerazione che viene facile pensando alla Roma che arriva stasera a Rigamonti è fin troppo logica e scontata. Viene da dire che il Brescia non può perdersi questa occasione e quando ti ricapita una Roma senza Totti e De Rossi e senza Rise, con un Vucinic recuperato per i capelli ed un Cassetti che idem. E poi è una Roma in crisi non solo di risultati ma anche di identità. È una Roma che secondo molti eppure sulle ginocchia. Tanti gli indizi che inducono a pensare ad una serata che potrebbe essere per il Brescia di impensata gloria fino a forse una settimana fa. Ecco, appunto, si sa, a pensar bene nel calcio spesso si fa peccato. Il tutto facile, il rapporto causa-effetto spesso non esistono. Il Brescia deve fare il Brescia, deve quindi usare le sue armi, quelle dei poveri, senza dimenticare a casa le armi dei ricchi. Insomma, aggressività e determinazione più gioco. È stato questo connubio del resto a fare la differenza contro Palermo e Chievo e anche stasera è questo il connubio che deve farla da protagonista. La Roma o rinasce o va giù, anche questo sono pronti a dire in tanti, ma alla Roma è meglio non pensare, meglio chiedersi non che cosa gli altri possono fare, ma che cosa il Brescia può fare.